miei cari seguaci e bentornati sul mio canale. Oggi, come potete vedere, c'è una novità perché ho davanti a me una lavagnetta e questo perché oggi voglio spiegare insieme a voi la struttura del SARS-CoV-2, ovvero il virus che è la causa del Covid-19, della malattia Covid-19, della patologia che tanto sta affliggendo il nostro pianeta. E ho pensato di parlarne perché penso che possa essere interessante un po' per tutti conoscere meglio questo nostro nemico con cui stiamo provando a lottare e direi che finalmente sembrerebbe che stiamo riuscendo a sconfiggerlo. Quello che vi dico ovviamente è stato preso da articoli e libri e via dicendo, quindi assolutamente potete fidarvi. Sappiate che comunque non sappiamo tutto di questo virus, però la struttura diciamo che la conosciamo abbastanza bene. Io ho disegnato questo cerchio. E ho disegnato il cerchio perché quando parliamo di virus possiamo avere due diverse tipologie di simmetrie. Una simmetria elicoidale e una simmetria icosaedrica che poi mostra una struttura sferica, mentre invece la simmetria elicoidale mostra più una struttura a bastoncino detta. Nel caso dei coronavirus avremo una struttura sferica ed ecco perché ho disegnato questo cerchio, questa sfera. E ovviamente all'interno troviamo il genoma che è un RNA a singolo filamento a polarità positiva. In questo video non starò qui a spiegare cosa significa, sappiate semplicemente che mentre il genoma umano è un DNA a doppio filamento, qui non parliamo di DNA, ma parliamo di RNA. E se il DNA umano è famoso per la sua struttura a doppia elica, che non sto qui a disegnarvi, abbiate pietà di me, qui invece questa doppia S sta ad indicare che non abbiamo una doppia elica, ma abbiamo un'elica singola. L'importanza del segno. Quindi in questo caso parliamo di polarità positiva, ma possiamo avere anche RNA a polarità negativa, ma così come possiamo avere anche DNA a polarità positiva o negativa, sta nel fatto, quello che è insomma più interessante, sapere che questo nel momento in cui entra all'interno della cellula ospite viene riconosciuto come un RNA messaggero. Un RNA messaggero che ha il compito di codificare per delle proteine che quindi saranno le proteine virali necessarie per tutto il processo, per tutto insomma il ciclo infettivo del virus virali. Cancelliamo un po' tutto questo marasma perché ora ci interessa conoscere meglio la struttura di questo virus. Il SARS-CoV-2 appartiene alla famiglia dei coronaviride, insieme ad altri virus di cui alcuni di questi sono implicati anch'essi in malattie legate all'apparato respiratorio. Come sappiamo, SARS sta per sindrome respiratoria acuta grave e questo è dovuto dal fatto che questi virus attaccano principalmente le cellule dei polmoni, le cellule polmonari. Perché? Perché sulle cellule polmonari, nella membrana plasmatica, sono presenti dei recettori che vengono chiamati ACE2, che sta per enzima 2 di conversione dell'angiotensina, e sono dei recettori particolari di membrana che troviamo quindi sulla superficie delle cellule. Questi recettori andranno ad interagire con delle proteine virali famose ormai sono le proteine spike, che
che rivestono tutta la superficie del virus e sono quelle anche che danno questa struttura esterna simile ad una corona, da qui il nome coronavirus. Le andiamo a disegnare. Queste sono delle glicoproteine di membrana. Infatti, dovete sapere che anche i coronavirus presentano una membrana simile a quella cellulare, quindi fatta di lipidi. E questa membrana viene chiamata envelope. E all'interno, e poi insomma fuori escono così come potete vedere, vi sono queste proteine che sono chiamate spike. Ecco, queste sono implicate nel processo di attachment, così si chiama, ovvero queste andranno ad interagire con i recettori ACE2 posti sulle membrane plasmatiche delle cellule polmonari e questo processo porterà poi all'ingresso del genoma all'interno della cellula. Se poi ecco, vi interessa, potrò fare anche un video in cui spiegherò in maniera sintetica il ciclo infettivo virale. Per ora ci interessa quindi sapere, oltre alle proteine spike, abbiamo detto l'envelope, quindi possiamo insomma suddividere la parte interna del virione con la parte superficiale, che è questo envelope, che è fatto da lipidi e da proteine virali. Oltre alla proteina spike, infatti, troviamo anche altre proteine che possiamo trovare, insomma, qua lungo tutta la struttura, come per esempio la proteina di membrana M, la disegniamo qui, ecco, proteina di membrana M, che andrà ad interagire con l'RNA che si trova all'interno, rivestito a sua volta dalla proteina N. Quindi la proteina N rivestirà tutto il genoma virale. N. Considerate quindi che ci sono delle proteine lungo tutto, insomma, il filamento che interagiranno direttamente con il genoma e poi queste a loro volta interagiranno anche con la proteina M. Tutta questa struttura ovviamente ha diverse funzioni. La funzione principale, insomma, è quella di protezione del genoma, ma poi altre funzioni importanti sono, come abbiamo detto, la funzione necessaria per il processo di attachment, la funzione di delivery del genoma, ovvero questo genoma deve essere poi consegnato all'interno della cellula. E queste interazioni tra le proteine sono molto importanti e sono regolate in qualche modo per poi portare a tutte queste funzioni necessarie per quello che sarà poi il ciclo infettivo. Abbiamo parlato quindi della proteina N, della proteina M, della proteina spike, poi dobbiamo dire che possono esserci anche i cosiddetti dimeri. Possiamo averli sempre qui, insomma, nella membrana, dimeri di un enzima che è la scusate, c'è una zanzara, ok, emaglutinina esterasi, e questa pure è importante per diversi processi, in particolare è importante poi per il rilascio dei virioni maturi, una volta che questi, insomma, escono dalla cellula per andare ad infettare altre cellule. Scusate, io ne approfitto un attimino che c'è questa zanzara prima che... Ok, presa. Scusate perché ogni volta se no mi ritrovo dappertutto punture. Ma l'ho uccisa, mannaggia. Vabbè, se n'è andata. Ok, scusate, stavo dicendo. Abbiamo parlato della proteina M, questa qui che ho disegnato adesso, l'emaglutinina esterasi, che indichiamo con HE.
E poi abbiamo anche altre proteine, come per esempio la proteina E, dove E sta per envelope, proteina dell'envelope, importante perché questa interagisce con la proteina spike e in qualche modo, insomma, va ad aumentare il processo di interazione tra la proteina spike e i recettori di membrana. E poi abbiamo detto ecco le proteine N, quindi le abbiamo citate tutte insomma, all'interno di questa struttura, come vi dicevo, troviamo l'RNA singolo filamento, polarità positiva, e questo una volta nella cellula verrà poi riconosciuto come mRNA. Per la traduzione delle proteine virali. Bene, questo è tutto. Vi ho descritto un po' in via sommaria la struttura del SARS-CoV-2. Se vi interessa, vi ripeto, nel prossimo video potrò fare anche una breve sintesi di quello che è proprio il ciclo infettivo, quindi cosa succede nel momento in cui effettivamente questo genoma entra all'interno della cellula e soprattutto come fa, perché insomma ci sono dei processi, non basta l'interazione tra la proteina spike e l'enzima 2 di conversione dell'angiotensina, ma è necessario proprio un processo particolare per permettere poi il passaggio del genoma nel citoplasma. Ragazzi, io con questo avrei concluso. Spero che vi sia stato utile questo video. Penso che conoscere la struttura di questo virus possa essere interessante per tutti noi. Vi invito ad iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!